In questo numero, psoriasi, un corto per superare la paura del giudizio. Novartis, in Italia 250 milioni di investimenti nei prossimi 3 anni. E ancora, l'indagine, 86% degli italiani promuove modello universalistico del Servizio Sanitario Nazionale. Street art per accendere riflettori su talassemia e anemia falciforme. A seguire le news scelte per voi dalla redazione. Io vedo la tua pelle, sotto la tua pelle palpita qualcosa di straordinario, la tua voce. Lasciala libera. Non ci riesco. Lasciati andare. Libera! Falla volare, libera. E anche lei troverà il suo posto nel mondo. Queste le parole di uno dei momenti clou del cortometraggio Da Capo, visibile sul sito vicinidipelle.it e sui social, presentato nel corso della conferenza in live streaming Psoriasi, un corto per liberare le proprie emozioni, organizzata da AbbVie per la campagna internazionale Let Me Be Clear. Sono oltre 125 milioni le persone che soffrono di psoriasi nel mondo e questa per loro è molto più di una malattia della pelle. Spesso devono infatti fare i conti con vergogna, depressione e isolamento. Per molti scoraggiati dalle recidive periodiche che fanno ricominciare tutto da capo e da terapie spesso insoddisfacenti, la convinzione è che questa malattia ponga un limite alla propria vita. Ma cosa ha spinto AbbVie a realizzare un'iniziativa di sensibilizzazione di questo tipo? Noi siamo un'azienda che negli anni ha continuato a sviluppare soluzioni innovative, terapie innovative per patologie importanti come la psoriasi, ma nel tempo interagendo con la comunità scientifica, con i medici e con i pazienti, abbiamo individuato questa come un'area su cui aumentare, diciamo così, la visibilità, quella della voce dei pazienti e di come in qualche modo i loro bisogni possano essere ascoltati. Caratteristica di questo corto, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, è che non si parla direttamente di psoriasi, ma lo si fa sotto forma di metafora creativa, con l'intento di trasmettere sensazioni ed emozioni simili a quelle legate alla psoriasi. E per farlo utilizza il linguaggio universale della musica, narrando la fatica e l'impegno necessari a Giulia, musicista, al suo debutto con la sonata per pianoforte numero 14 al chiaro di luna di Ludwig van Beethoven, per affermare la propria voce, unica e originale. Mi sono soffermato sulle sensazioni e i sentimenti raccontati da coloro che attraversano e convivono con la psoriasi. Diciamo, quello che mi ha più impressionato è stato questo senso di giudizio che provano le persone affette da psoriasi. E ho ricollegato subito questo senso di giudizio a un rapporto tra docente e discente, quasi un rapporto di ettamo che si può ricondurre a quel senso di giudizio che si ha nei confronti dei propri genitori e quindi quella volontà di non tradirli mai, di rispettare le regole che vengono imposte, ma allo stesso tempo di fuggire da queste regole. E quindi è proprio la fuga dal senso di giudizio che a volte è così crudele, ma è così fondamentale per ognuno di noi, che è il tema di profondità che questo cortometraggio vuole analizzare e portare avanti. Ansia e paura sono i sentimenti che il personaggio di Giulia vive e con cui convive e con cui deve confrontarsi. E questi sentimenti spesso sono soffocati, sono quasi nascosti dalla necessità di ben figurare. E questo per cercare di abbattere inutili e del tutto sbagliati pregiudizi sulla psoriasi e dar voce a chi ne soffre. In questo filmato, devo dire, quando si è sentita la voce della ragazza, no, che canta, di Giulia, che però fa un urlo, effettivamente mi ha preso un pochino qui, perché è proprio l'urlo delle cose che a volte il paziente psoriasico vorrebbe urlare di fronte alle, appunto, all'ignoranza delle persone che hai di fronte. Dedico questo film comunque a tutti coloro che non si arrendono dinanzi alla necessità di ricominciare, proprio come nel film Ripartire da capo. Partire dal punto di partenza e lo fanno comunque con coraggio e allo stesso tempo però mantenendo quel rispetto per la propria paura, che è fondamentale, ci tiene sempre, ci rende noi stessi.
e non dei modelli. €250 milioni in ricerca e sviluppo è la cifra che Novartis promette di investire nei prossimi 3 anni per sostenere la ripresa italiana nel post-Covid, come annuncia l'amministratore delegato di Novartis Italia, Pasquale Frega. Che hanno non solo un valore di finanziamento diretto al Servizio Sanitario Nazionale, perché questi sostanzialmente sono i contratti che noi firmiamo con gli ospedali, le ASL, ma è anche un'opportunità per trattare tantissimi pazienti con farmaci sperimentali innovativi. Coinvolgendo dipendenti e interlocutori esterni, Novartis ha prodotto insieme a The European House Ambrosetti un'analisi di materialità per individuare 9 aree della salute in grado di generare più valore per la società italiana. Tra queste, oltre alla ricerca, l'innovazione digitale, il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e il potenziamento della cultura scientifica. Ma poi esiste anche tutta una fetta di stakeholders, ma anche di stampa, che dà voce a queste posizioni, diciamo così, antiscientifiche. E quindi è necessario aumentare il livello di cultura scientifica nel paese, partendo dalle giovani generazioni. E questo è l'impegno che noi stiamo portando avanti. L'emergenza Covid-19 non ha scalfito la fiducia degli italiani nel modello universalistico del nostro Servizio Sanitario Nazionale, apprezzato da oltre l'86% dei partecipanti all'indagine realizzata da Doxa Pharma con Janssen Italia. L'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, presentata all'evento online Next Generation Health, le priorità degli italiani per la sanità del futuro. Digitalizzazione, nuove competenze, accesso alla cura oltre l'ospedale, maggiore uniformità ed equità nell'offerta sanitaria in tutto il paese sono le priorità e le aspettative rispetto al nostro sistema sanitario, sollevate da 1000 cittadini intervistati a settembre e novembre. E dall'indagine è emerso che sono passati dal 29% al 41% gli italiani che ritengono fondamentale l'assistenza domiciliare. L'area che richiederebbe un intervento immediato è la prenotazione e gestione delle visite che proprio durante i mesi del lockdown hanno subito un netto rallentamento. Per rispondere a questa problematica chiave, il 92% si dichiara quindi favorevole a presidi territoriali multispecialistici per evitare di dover ricorrere all'ospedale e il 72% apprezzerebbe la domiciliazione delle terapie. Allo stesso modo, il 90% ritiene che la digitalizzazione delle prescrizioni mediche e in generale il canale digitale siano diventati imprescindibili, soprattutto per l'ambito della diagnostica e per facilitare la relazione medico-paziente, con il 76% che è favorevole a visite mediche da remoto anche per il futuro. Dalla ricerca emerge inoltre che per un intervistato su 2 le aziende farmaceutiche sono chiamate a dare il loro contributo non solo in termini di ricerca e produzione dei farmaci, ma in un'ottica più ampia per il funzionamento del sistema. In questo contesto, Janssen Italia è impegnata nello sviluppo di diversi progetti da Janssen Genia, una piattaforma che grazie a un software di intelligenza artificiale è in grado con semplici comandi vocali di fornire ai farmacisti ospedalieri informazioni preziose e costantemente aggiornate per la gestione dei farmaci. Un servizio già utilizzato dai farmacisti di 150 aziende ospedaliere, con un incremento del 60% in novembre rispetto al mese precedente. Medici specialisti di medicina generale e farmacisti ospedalieri possono inoltre accedere al portale Janssen Medical Cloud per usufruire di 40 diversi servizi utili al proprio lavoro, con un'area dedicata a news e approfondimenti su Covid-19. Sul fronte della medicina di prossimità, a beneficio di tutti i pazienti, a partire dallo scorso aprile Janssen ha attivato in collaborazione con le regioni Janssen a casa tua, un servizio di consegna gratuito di farmaci ospedalieri in oncologia, ematologia, immunologia, HIV e ipertensione polmonare arteriosa. Un servizio già disponibile in Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e potenzialmente utile a 56.000 persone su tutto il territorio nazionale.
Io mi auguro davvero che, sulle indicazioni anche che questa ricerca ci ha dato, non sprechiamo, come ha detto il nostro Papa Francesco, non sprechiamo questa pandemia, perché il peccato più grave sarebbe quella di sprecarla. E quando finirà, perché finirà, io mi auguro che con grande prudenza, perché non si può mai dire fino all'ultima approvazione delle autorità sanitarie, se arriveranno i vaccini e tutto tornerà come prima, se non altro che non torni come prima sull'implementazione di quelle positività che ci sono state. Servono idee, competenze, persone che abbiano la voglia, persone che non abbiano il pregiudizio, ma persone che abbiano voglia di fare per il nuovo mondo. Tre storie raccontate sui muri. Tre protagonisti visti da tre artisti per sensibilizzare sulla talassemia e l'anemia falciforme, due patologie ereditarie del sangue che in Italia colpiscono migliaia di persone. E per ricordare l'importanza delle donazioni di sangue, che ancora oggi rappresentano una terapia salvavita per questi pazienti, nonostante i progressi della ricerca scientifica e clinica. Con questo obiettivo, Novartis ha promosso la campagna Blood Artists, realizzata con le principali associazioni e società scientifiche del settore. L'iniziativa si rivolge a tutta la popolazione, in particolare ai giovani, per far comprendere attraverso la street art cosa vuol dire convivere con queste patologie e quanto sia grande il contributo che ognuno di noi può dare attraverso la donazione di sangue. La prima edizione della campagna, presentata online, parte da Cagliari e coinvolge sia le piazze virtuali attraverso il canale Instagram dedicato @blood.artists, sia spazi fisici. Nel 2021 sarà quindi realizzata in altre città italiane. Le patologie delle quali stiamo parlando sono patologie che caratterizzate da un'alterazione dell'emoglobina. L'emoglobina, come sapete, è la proteina che porta l'ossigeno in tutti i tessuti ed è contenuta nel globulo rosso. Circa un 10% della popolazione italiana ha anomalie dell'emoglobina. Questo significa c'è la beta-talassemia, l'alfa-talassemia, la drepanocitosi, emoglobina stabile, questo complessivamente. Quindi forme che uno può anche non accorgersi mai nella sua vita di averlo. Mentre gli ammalati sono circa 10.000, in questo senso c'è anche un registro italiano di patologie che deve partire, che è stato istituito per legge presso l'Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale del Sangue, che aspettiamo anche questo che parta, perché i dati poi epidemiologici sono fondamentali per fare qualsiasi politica sanitaria. L'iniziativa è molto importante perché per due motivi. Uno, per sensibilizzare le donazioni, che sono sempre un'opera, diciamo, di bene, di altruismo da parte dei donatori, non solo per i pazienti con talassemia o emoglobinopatie. Due, per far conoscere ancora di più queste patologie, che dovrebbero essere molto conosciute nella nostra popolazione, perché dicevamo, con questi numeri qua, che ci sono sulla popolazione generale, ma poi in alcune zone d'Italia si arriva quasi al 30% di portatori, dovrebbero esserlo ancora di più, ed è una caratteristica della nostra popolazione che non cambierà mai. Non è come un'infezione che speriamo non vada a sparire, come questa è una caratteristica costituzionale della nostra popolazione che dovrebbe essere ben conosciuta. Le cose ben conosciute si affrontano meglio. La prima tappa della campagna Blood Artists non a caso è in Sardegna, una delle regioni italiane con il più alto tasso di incidenza di persone con talassemia. Qui tre famosi street artists hanno interpretato la storia e la vita quotidiana di Giorgio Pio, Anna Rita e Costanza, persone che da anni convivono con la talassemia e l'anemia falciforme, protagonisti simbolici della storia di migliaia di pazienti in tutta Italia. Le opere sono state realizzate sul muro della scuola primaria via Flavio Gioia di Cagliari, accanto alla sede Avis. Il nostro centro è sorto agli inizi degli anni 70 e siamo uno dei più grossi centri in Italia e nel mondo. Solo nel nostro centro seguiamo circa 500 pazienti politrasfusi e quasi 1000 nella globalità. Questa campagna io la trovo bellissima, è un progetto che mi ha coinvolto molto anche emotivamente e trovo che sia molto bello il linguaggio attraverso cui si sta manifestando. Questi artisti di strada che veramente arrivano molto anche alla popolazione che in questo periodo forse è meno coinvolta in questo tipo di problematiche e arrivano ai giovani. L'arte è sempre un veicolo, diciamo, di informazioni, ma colpire i giovani con un tipo di arte che è molto più vicina al loro modo di essere e di sentire credo che sia un progetto assolutamente vincente e quindi siamo
siamo molto contenti e speriamo, porteremo avanti anche nel 2021, ma speriamo che abbia sulla popolazione lo stesso impatto emotivo che ha avuto su di noi che l'abbiamo realizzata. Firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, lo schema di decreto per lo screening nazionale gratuito per il virus dell'epatite C, ora inviato alla Conferenza delle Regioni. È un passo avanti perché permette di rilevare le infezioni da virus HCV non ancora diagnosticate e migliorare così la diagnosi precoce, dichiara il Ministro Speranza, che poi aggiunge: la ricerca scientifica sull'HCV deve continuare per garantire una maggiore assistenza ai pazienti affetti da epatite C, come sottolineano anche l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e l'Associazione Pazienti EPAC Onlus. Lavoriamo insieme perché il Servizio Sanitario Nazionale sia sempre più vicino ai cittadini, conclude il Ministro della Salute. La ricerca italiana fa un passo avanti verso l'obiettivo di una possibile terapia per l'autismo. Ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano hanno scoperto che una categoria di composti con proprietà antitumorali, gli inibitori degli enzimi Histone e acetilasi, sono in grado di controbilanciare gli effetti delle alterazioni genetiche all'origine di una paradigmatica forma di autismo, 7DUP. I risultati dello studio, pubblicato su Molecular Autism, aprono per la prima volta la possibilità di sviluppare una cura farmacologica per questa condizione molto invalidante per i bambini colpiti, sottolineano gli autori, ed estremamente logorante per il loro caregiver. Siamo fiduciosi che gli inibitori delle Histone e acetilasi potranno diventare in meno di 10 anni una cura almeno per alcune significative forme di autismo, sottolineano dall'Istituto Europeo di Oncologia. Per la prima volta in Europa è stato eseguito con successo nel centro multidisciplinare di chirurgia robotica dell'azienda ospedaliera pisana un autotrapianto di linfonodi robot assistito con Da Vinci XI per trattare un linfedema post-traumatico alla gamba su una donna colpita 20 anni fa accidentalmente da un colpo di fucile da caccia che aveva reciso l'arteria femorale provocandole una riduzione della vascolarizzazione del drenaggio linfatico con conseguente accumulo di linfa che il suo organismo non riusciva a riassorbire. L'intervento di autotrapianto di linfonodi prelevati dall'addome, durato 6 ore, è stato eseguito secondo una tecnica messa a punto a Taiwan, in uno dei migliori centri del mondo per il trattamento dei linfedema, dove parte dell'equipe chirurgica aveva effettuato un periodo di formazione. La funzionalità del tessuto trapiantato è stata verificata mediante l'iniezione di un colorante a fluorescenza, il cui assorbimento è stato registrato dalla telecamera del robot. Il trapianto linfonodale ha quindi avuto successo. Il decorso post-operatorio non ha presentato problematiche e la paziente è stata regolarmente dimessa. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.